Va bene, tantissimi messaggi, con qualcuno sto anche litigando, ma tanti che dicono sì, lo farà correre fino a 100 anni, qualcuno invece che dice assurdo pensare che favoriscano un pilota italiano, ammesso che lo favoriscano, va bene, però la chiudiamo lì, poi ci sentiamo comunque in settimana, ci scriviamo. Ducati, basta scuse, adesso veramente credo non ci sia più il margine per attendere ancora, l'arrivo di Dallinia sembrava avesse portato finalmente quel miglioramento dal punto di vista tecnico che si aspettavano, sicuramente si aspetta anche la nuova proprietà, piloti, Dovizioso in grande forma, è stato preso Lorenzo pagandolo, sappiamo quanto, i risultati bene, Bautista là davanti, una Aprilia che se non fosse successo il patatrac tra Dovizioso e Petrucci probabilmente avrebbe sverniciato le Ducati, per cui sicuramente un qualcosa su cui mettere le mani. Io partirei da Paulino Blora, che comunque ha sicuramente delle indicazioni dall'interno, noi abbiamo detto basta scuse, ma siamo anche noi da tifosi abbastanza stanchi, no? Di una situazione così, sì, basta. Tra l'altro ho visto anche le dichiarazioni di Dovizioso dove ha accusato Petrucci di staccare troppo forte, secondo me sono rimasto arrabbiati con Petrucci, posso dire che anch'io ho sentito qualcuno che mi ha detto Petrucci, sì, però lui era davanti, lo spazio c'era, se stacca sotto non è un problema suo, anche perché quando è arrivato Cracciolo l'ha passato senza cadere, è arrivato Pedrosa l'ha passato senza cadere, se arriva Dovizioso e cade sarà un cavoli suo. A un certo punto, no? Non è che adesso, Petrucci deve adeguarsi alla una guida molto soffice, perché sennò non riescono a passare. Lui davanti c'è spazio all'interno, perché lo spazio all'interno c'è sempre stato per passarlo. Se lui non riesce a fare la staccata così perché non ci sta dentro, a un certo punto sarà un problema di Dovizioso. Il problema è che Dovizioso sarà molto un po' agitato, perché partendo così indietro con la pressione e tutto, sarà sfogato magari col povero Petrucci. Perché c'aveva una valanga di piloti Ducati davanti, vedi Bautista, vedi anche Abram, tanto di cappello al secondo, cioè, spiegami Abram come fa per secondo. Paolino, no, tu hai corso, spiegami come fa Abram secondo. Più che Abram secondo mi fa un po' più senso Lorenzo 18esimo, perché vabbè, Lorenzo ha pagato 20 Abram milioni secondo. Avra ne paga 5 per correre, poverino, cioè quella lì è discrepanza, perché Lorenzo, che già non ho appoggiato tanto la scelta di Lorenzo, perché è già un pilota un po' particolare, perché va solo in determinate condizioni, cioè se quando la moto è perfetta, se non deve piovere, non deve essere tutto perfetto per far andare forte Lorenzo. La Ducati è sempre stata una moto invece un po' più difficile, ce la guidava col fisico, perché non curva, fa fatica, ha poca trazione, così. Però quindi, è sempre così, cioè, voglio dire, è sempre così, basta, no? Qui, che non una trazione che non si riesce però, a curvare. Lorenzo, vedi che non fa migliora o no? No, adesso al momento non migliora, anzi anche lì, io seguo Petrucci adesso poverino sta portando avanti anche un po' lo sviluppo di questo 2017 e ha un motore evoluzione che tra l'altro adesso in questa fase è un pelino delicato, no? Quindi c'è un po' di... Ne ha sempre una, dai Paolo, ne ha sempre una. È un po' delicato. E tra l'altro continuano ad andare avanti, poi non so come mai, sulla potenza del motore. Infatti mi dice, io ho sì una moto che ha 10 cavalli in più, solamente che dopo 5 giri devo schiacciare il bottoncino perché sennò consuma troppo e devo andare 10 cavalli in meno. Allora, scusa un attimo, c'è la Yamaha che fa cagare, nel senso in velocità, nel senso che non va niente, però in curva mi svernicia. Però vince. Ma in curva mi svernicia perché? Perché adesso dolce, quest'anno in velocità non rovina le gomme e curva. Là invece se c'è un problema. È una moto da dritto la Ducati, dai, è una moto da dritto. Vabbè, detto questo, Lorenzo, secondo me, deve essere il leader lì dentro, perché è sempre un campione del mondo e deve far vedere che c'è. Come un po' criticavo Valentino quando era in Ducati, che dice sì, devi lamentarti, ma devi essere il leader, non puoi far sì che Abram... Ma bisogna chiedersi, darsi una risposta, perché Abram è lì davanti, perché molti di noi non hanno capito. Un evento, se Abram fosse sempre davanti, però Bautista c'è due gare che fa bene. Redding, Abram è già due gare. Una per volta, vai, finisci. Sono regolari, va bene, perché va meglio la moto di prima, perché va meglio la figlia di prima. Magari, va meglio la figlia allora, di Preziosi allora, a questo adesso, punto. Sì, bravo. No. Beh, adesso ci sono magari un po' di circostanze, magari particolari, che hanno un po' relegato la Ducati, tipo Dovizioso, non è che è stato fortunatista.
neanche tanto, perché le partono indietro, quindi insomma non vanno, dai Paolo, un po' di problemi ci sono adesso in questa, però secondo in questa me la fase. Pazienza dei tifosi è finita, anche perché Paolino non andava bene Stoner, Rossi è andata come è andata, adesso non va bene neanche Lorenzo. Io voglio dire la mia, secondo me la Ducati non ha capito una cosa, che per guidare quella moto lì ci vuole un pilota che abbia fame, non ci vuole un pilota che è arrivato come Lorenzo o come sono un pilota che abbia fame, che come era Stoner ai tempi, che aveva fame e ha stravinto perché era anche un fenomeno tra virgolette, e loro hanno preso forse il pilota più forte, comunque in quell'anno che l'hanno preso era il pilota più forte Lorenzo, però Lorenzo guidava la miglior moto e dalla miglior moto è dovuto salire sulla forse la peggior moto a livello ciclistico, perciò si è trovato che non la guida al momento, poi dopo magari succederà che arriverà però cambiare il stile di guida è bello difficile in fase di è impossibile, è difficilissimo, perché è cucirgli adesso anche una moto per Lorenzo è altrettanto difficile, quindi è più facile che Lorenzo si deve adeguare alla Ducati, la Ducati. Guarda, si io a Lorenzo, te lo dico nel mio piccolo, la controprova è che quando saltano giù sulle altre moto vanno forte subito, vedi, a parte avrei preso più che altro un Folger, un Zarco, un ragazzino giovane che ha voglia di dimostrare, che magari motivato, che va su una moto, Petrucci stesso anche, che su una moto ufficiale avrebbe trovato una motivazione magari di rendere anche di più di Lorenzo, perché Lorenzo ormai è un po' viziato da avere una moto bella, perfetta, e così magari non è disposto a fare un passo indietro, magari uno che ha fame si mette più in gioco. Per cui Lorenzo, finito? No, non è finito. Lorenzo è un campione, è lutinioso, non è capito. Dai, cioè, Lorenzo è un gran pilota, è un pilota molto tignoso, uno caparbio e tutto, però solo in certe determinate condizioni. Giacomo sta guidando un cancello, certo, Paolo, cioè, ormai sappiamo tutti, la Ducati è una moto un po' più difficile, però io non credo che ci vogliano 2 anni per imparare ad andare in moto, nel senso che se uno è un grande campione va con qualsiasi moto, naturalmente devi lasciare il tempo, ma il tempo di una settimana, cioè l'ho provato anch'io, quando ero all'MV un motore a 4 tempi, la mia famiglia, la mia casa, sono andato alla Yamaha, motore a 2 tempi, quando frenavo non frenava perché il motore a 2 tempi non frenava, all'epoca poi i freni non è come oggi che il motore non serve più perché hai talmente i freni potenti che non hai bisogno dell'aiuto del motore, però insomma sono stato in Giappone 10 giorni e dopo 10 giorni ho capito come si guidava il 2 tempi, ho capito il telaio com'era, che era completamente diverso da quello dell'MV Agusta, quindi partiva lasciamo tempo. Cioè uno mi ha detto, ma noi abbiamo preso Lorenzo nella prospettiva di 2 anni. Ma come 2? Allora quest'anno gli dai 12 milioni per fare il pensionato. Non ho capito, collegandomi a questo discorso e alla fame che diceva Casoli, sto notando che da un paio d'anni più o meno, ma in queste prime 2 gare c'è qualcosa che non va nei big. Perché nell'FP3, bravo, 12esimo Rossi, 13esimo Iannone, 14esimo Dovizioso, 15esimo Lorenzo, 16esimo Pedrosa, mentre davanti c'erano Abraham, Redding, Zarco, Folger. Un po' c'è una cosa adesso. Allora, o è la fame di questi giovani che arrivano. Perché quando c'è la Brigitte sono quelli forti, era sempre davanti. Cioè, ragazzi, è successo qualcosa, è così. La classifica. Sai, cos'è? Adesso le moto sono molto, molto complicate, hanno tanta elettronica e qui. E quindi basta appena appena, basta una piccola cosa, perché hai tanto aiuto oggi con le moto, hai tanto aiuto. Sicuramente. Cioè, una volta quando dicevano il polso, adesso il polso acceleri e fa tutta un'altra cosa. Cioè, è come diceva prima, è difficile cadere, poi vabbè cadi comunque, però. Ma è difficile trovare. Trovare... Ma capita ai big, è quello che non capisco. Certo, perché se non riesci insieme, a metterla a posto su, tipo Abraham. è arrivato perché è riuscito a fare 2 giri, perché vedi che poi in gara è sparito. Cioè, strano, è arrivato in fondo. C'è uno di quelli comunque sempre davanti. È sparito, ma è arrivato dopo. È come se in Formula 1 Giovinazzi partiva in prima fila. Perché io credo che... Uno per volta, scusa Paolo. Cioè, mi dispiace anche dirlo, però io credo che nei 22, io penso e credo, e sono convinto, che non siano tutti dei grandi talenti. È impossibile. C'è un Cassius Clay, Ayrton Senna c'era, poi ce n'era un altro. Ma è impossibile che adesso 22 della MotoGP sono tutti 22. Cioè, Cracciolo che prende 500.000 euro all'anno,
è davanti a quelli che prendono 10 milioni. Cioè non capisco più niente. È la mia stessa domanda. Cioè non capisco. No, ma perché la moto, purtroppo adesso le moto sono talmente vicine tutte. Cioè hai talmente aiuto che tutti i piloti li ha messi vicini, capito? Sì, perché se io togliessi tutta l'elettronica, vedi che ne vengono fuori tre o quattro che vanno via e gli danno un secondo al giro. Non è che la Michelin non è che sta cercando di compattare. Non è che questi piloti sono strapagati, sono mitizzati. Potrebbe essere anche li ha mitizzati. Cosa, Paolo? Scusami. Potrebbe essere che questi piloti strapagati siano anche mitizzati. Abbiamo creato questo mito. Perché se vediamo Petrucci che caccia la paga a tutti gli altri piloti Ducati, Petrucci, poverino, probabilmente pagherà per correre. La settimana scorsa. Pagato, Paolo, molto, comunque la settimana scorsa volevamo Petrucci, non io e molti altri, in Superbike, perché non era adatto alla MotoGP. Addirittura la settimana scorsa mi ricordo forse Pino. Ritorniamo, Zarco che viene dalla Moto2, è un gran fior di campione Moto2, visto la prima gara in testa, ha fatto paura e ha fatto paura anche la seconda gara, nonostante non sia andato forte con la prima. L'unico che faceva fumare la gomma dietro faceva spavento. Vignales viene dalla Moto2 ed era un fior di campione Moto2, perciò tutti questi miti della MotoGP alla fine mi sembra che si siano un po' accucciati. È questo, poi le moto buone sono 7-8 alla fine, perché allora si è plafonata la prestazione. Sì, perché poi alla fine sono i tre che sono lì, che arrivano prima, sono i tre. Però non neanche starci dentro gli altri, cioè per dire, un Petrucci non potrà mai ambire di stare nei primi tre sempre. Scorso. Infatti, con quella moto sicuro, ma dagli la moto ufficiale. Dagli la Yamaha ufficiale, vediamo dove va. Il problema è che ce l'hanno talmente in pochi la moto ufficiale che gli outsider, tipo Zarco così, non potrà mai ambire a run sporadiche. È meglio che non se la faccia dare Petrucci la moto ufficiale. Non parlate di voi, diranno, non si capisce. Ripeto quello che ho detto l'ultima volta, cioè l'handicap di Lorenzo sul bagnato è una caratteristica pesante, troppo pesante per il pilota che è lui. Cioè qui non siamo di fronte a una squadra che prende un pilota per vincere, ma si tratta di una casa che si affida a un uomo che evidentemente per quello che è pagato, per quello che rappresenta, è per portare uomo a casa lo sviluppo. Un pilota che se piove sparisce sistematicamente. È un problema e non ne parla nessuno. Perché queste due gare qui. E qui non pioveva forte. Ma lo diceva prima, chi è che lo diceva? Quando lui è a posto è un grande campione. Però purtroppo la sua testa, quando è tutto a posto, la sua testa lo aiuta e fa tutto al 100%. Quando incomincia a avere dei problemi, la sua testa non lo aiuta più. Però già e va al 50% delle gare. Sì, purtroppo sì. Però adesso con la Ducati, io spero, adesso non vorrei già fare processo alla Ducati, vorrei magari aspettare, si riprende ancora, sicuro, no, come già, anche però perché è ancora una gara o due, però certo, se tra due gare siamo ancora lì a questo punto. Però la tensione la vedi anche dal gestaccio che ha fatto di buttare per terra la moto quando hai avuto, lì è la cosa bruttissima, perché tu strapago, sei l'immagine della mia azienda, ti butti per terra la moto. Noi a Sky non l'avevamo vista, però poi ragazzi, Paolo, no, io lo licenzierei, allora cosa fare? Fare bruciare la moto, io non vorrei, io ogni volta che ci rompeva la macchina, è una reazione normale. I ragazzini che iniziano a correre quella cosa lì, non fanno neanche più i ragazzini che iniziano a correre. Sì, sì. L'ha fatto Lorenzo. Non è vero. Cioè, questa è una cosa. Io ce l'ho. Ma qui Stefano, poi giri addosso. Aspetta, Paolo, vai, Stefano. No, allora a me tutta sta grande crisi della Ducati, ok, probabilmente non va fortissimo, però alla fine a Losail non è andato piano, e secondo me quello che è mancato a Losail adesso appunto è il secondo, porta, è la gomma, infatti, ragazzi. No, quello che è mancato a Losail secondo me era Iannone, perché Iannone, se ci fosse stato, sarebbe stato lì davanti col Dovi. Io l'anno scorso ho sentito più di una volta dire, l'anno scorso la Ducati è iniziata ad andare forte, ho sentito più di una volta dire: e cavoli, se adesso ci fosse su uno come Marquez, Lorenzo, certo, sulla Ducati, vero. Andrebbero, portati, perché la Ducati adesso va forte. Ora c'è su Lorenzo, che Lorenzo si aspettavano che vedrai, Lorenzo arriva alla Ducati, da 5 secondi a tutti, è dietro. Allora, sai questo cosa mi fa pensare? Che probabilmente, come io pensavo, il Dovi e Iannone non sono di serie B rispetto agli altri, ma vanno fortissimo. Sicuramente la Ducati è una moto più difficile da guidare delle altre, però quei due lì riuscivano a farla andare, perché il Dovi, lo sappiamo benissimo, un collo d'autore perfetto, e Iannone è quello che gli dà una manetta della Madonna, che probabilmente ogni tanto gli fa dare anche un po' più di manetta al Dovi, e quindi così riuscivano ad andare forte. Ma anche se manca Marquez è uguale, adesso quest'anno, una moto poi completamente nel lavoro durante il weekend, lavorare su due moto con uno che si prende un secondo e due e l'altro che l'ha davanti, non riescono a darsi. Sì, poi non dimentichiamo una cosa, scusa, che
abbiamo a che fare con due potenze mondiali, c'è una Yamaha e una Honda, certo, che fanno, sfornano moto, fanno reparti, quindi, no, quindi, infatti, quindi per una Ducati, o per, vedi anche la Suzuki non riesce, cioè per battere una, una Yamaha e una Honda non è sì. facile. Secondo me, anzi, la Ducati sta già facendo, cioè se arriva seconda, terza, certo, vincere, oh, ragazzi, vincere bisogna strappare facile. Il potere di questi sì. potenti, questo, che sono anni, questo che sono anni e con tanta esperienza. Devi essere in due che vanno forte per vincere, e il problema è che Lorenzo non la sta guidando la moto, non la guida, perché per prendere tutto quello che sta prendendo vuol dire che non la sta guidando. No, mi è piaciuto, Antonio dice adesso ho alzato il sellino, mi trovo sì, sì. Sì, sì, è dura. Gigi vai. Vabbè. Dico solo che tieni il microfono bene, però, altrimenti sì. viene... dico solo che se loro l'hanno preso perché giustamente lui era un vincente. Ma su questo, beh, qualche mondiale perciò, l'ha vinto. Su questo non si scappa. Quando tu devi portare la tua moto, pensi che sia vincente, devi prendere un pilota vincente. Certo. Poi chi adesso sia in difficoltà, però io dico che, come dice Mino, se i grandi campioni, no, riconoscono subito il modo di correre, giusto? Insomma, subito comunque impari, porca miseria. Se abbiamo portato pazienza 2 anni con Rossi, che è il più grande campione, penso aspettiamo 2 anni Lorenzo e lo giudicheremo. Però scusami, però la Ducati, io quello che volevo dire, Ducati basta scuse, cioè che non si può ogni anno... L'anno prossimo, l'anno adesso ci arriviamo, adesso la moto però è, guarda, è difficile. Beh, però quando una cosa, Valentino una cosa è andato finire, alla Ducati, cioè la Ducati non era quella di oggi, credo. No, però quando Valentino è andato alla Ducati, Stone era fatto 31 e 8. Sì. Il 31 e 8 wow. e ha vinto la corsa Valencia. Lui è salito, ha fatto 30, ha preso 3 secondi e 2 e ha detto che era una spalla. Perciò ti dico, come tu sai, le scuse le usano un po' tutti, sì, diciamo, certo. no? Vabbè. Il metro se deve essere uguale, penso io un po' per tutti. Poi che sicuramente magari la moto vecchia può darsi sicuramente che vada meglio della nuova, perché alla fine Bautista c'ha la vecchia, per dire, Abramo aveva la vecchia, sicuramente sai quando sei cioè, portato leghiamolo Piero, la risposta a tutto no. è che la moto vecchia va meglio di quella nuova, eh sì, eh beh, no, perché per questo, no, c'è un colonnatore da vedere, però, perché gli altri non hanno quella nuova, no, quindi c'è un colonnatore che fa solo due, io non so, secondo me non mi seguo più. Paolo aspetta, non puoi parlare solo con lui, sei in trasmissione, parli anche con la gente a casa, non lì, anche nel pubblico. Rifai e ridici quello dico, che magari Bautista con la moto nuova avrebbe avuto una performance magari migliore, però è sa. Anche vero, Paolo, che però... Redding sta facendo con la moto vecchia, e diciamo questa, diciamo quest'anno col pacchetto gomma telaio di quest'anno sta facendo la migliore stagione che ha mai fatto. Certo, sì, per amore del cielo, perché però, gli altri probabile purtroppo... che questo tipo ma di guarda gomma che problema che ci sia adesso ma Petrucci, il problema di Petrucci sono stati gli guai tecnici, i guasti no, tecnici, no, perché sennò magari era ricorrente. È nuova, vecchia. È nuova. La nuova. Lui nuova, telaio, quasi 2017. Un 2017 telaio motore. Scusate, qui ognuno parla per i cavoli suoi. Fai finire Paolo, poi Adriano, se parlate tra di voi a casa non capisco niente io, figurati a casa. Hai ragione. Paolo. No, dico, Petrucci ha un 2017, no? Con delle limitazioni di gestione del telaio, perché non è proprio uguale, però vedi, già, ma lui preferiva la 2016 o la 2017? No, ne parla bene, il 2017 dice che un pelino gli ha avuto dei miglioramenti leggeri. Ok. Sì, leggeri, sì, no, per quello li ha avuti. Solamente adesso, che però... Adesso Adriano, però, no, poi, quello che volevo no, ti dire, spiego, però i problemi di base non è che sono stati risolti. Cioè, è ancora quelle caratteristiche lì. Caratteristiche di lì, infatti, anche quando parlo con Michele tutto, mi dice che il coach Lorenzo mi dice sì, ok, però Lorenzo a un certo punto deve darsi un po' anche una sveglia, adeguarsi un po' anche la Ducati, perché se no qui non usciamo più da questo tunnel qua. Questa è una cosa importante, perché la Ducati purtroppo va guidata in un certo modo. Okay, sicuro. Grazie, Lorenzo ha dichiarato se aspettiamo di fare la moto perfetta che sia un compasso come Lorenzo vuole, però la ciao. Ducati dovrebbe però, farla la moto però, perfetta, ma, non puoi vincere e competere con Giacomo. No, ma da però, abbiamo detto prima Dovizioso la prima gara è arrivato a mezzo secondo, ragazzi, no, è fortissimo, non è che non c'era la Ducati la prima gara. C'era la Ducati, non c'era Lorenzo, la prima gara non c'era Lorenzo, non c'era, ma c'era Dovizioso. Sì, però esatto. La Ducati è arrivata lì per il motore, non per il telaio. Sì, va Nicola e Palazzoli. Nicola, arrivo Gigi, arrivo anche da te. Abbiamo passato anche un anno, l'anno scorso, a sentire ripetere spesso che la Ducati non era più quella di Stoner, che la guidavano bene sia Dovizioso, addirittura Pirro. Perciò l'idea era quella che la Ducati non era più l'animale che sì, ma fosse diventata una moto. Adesso in 15 giorni guidabile. È tornata questa cosa. Ma infatti vedi che l'anno scorso ha vinto Dovizioso, ha vinto Iannone, quindi io mi aspetto che se non c'è più la pioggia io Lorenzo me lo aspetto di nuovo davanti. Se non succede anch'io credo e spero è un mistero, di Dio. Ma
Palazzoli, poi Gigi. No, volevo solo fare una considerazione velocissima. Purtroppo anche i grandi costruttori sbagliano. Vedi in Formula 1 la Honda che figura sta facendo. Esatto. Quindi... E vedi in moto invece come vanno e in macchina. Ma qui secondo me stiamo dando la colpa Honda al Marocco. Qui stiamo dando la colpa alla Ducati, che secondo me la Ducati non ha così tante colpe. Perché la Ducati quest'anno manca un pilota che non sta facendo il lavoro che faceva l'anno scorso Iannone e che purtroppo manca tanto. Il succo è che di Marquez ce n'è uno solo. Sì, sì, è e vero. Basta, quando ce n'è uno solo come fai? Se non puoi creare un pilota, perché tanto certo. Sono due fratelli e non sono uguali. È come Gasolio che prima mi ha stupito perché ha detto mi viene difficile pensare. Venire? No, e loro non fanno ok, va bene, ci fermiamo un attimo, scusate, quelli che si lamentano, parlate una volta, glielo sto dicendo, come vedi mi sto anche arrabbiando. Torniamo subito tra un minuto.